E rieccoci qua pronti sempre per la nostra seconda parte, la riapriamo in bellezza dall'Accademia Zig Zag. Ta-da! Daniele, rieccoci qua. Prima ci hai spiegato, no? Raccontato anzi quello che è stato il tuo percorso. Sei cresciuta con ago, filo e ditale sulle mani. Esatto. Nel 2003 hai aperto la tua scuola Zig Zag. Quindi sì. Ripartiamo da qui. Cosa offri? Cosa insegni? Allora, Zig Zag insegna sia una parte di figurino che viene gestita dal mio collega Mattia e poi la parte che svolgo io sono corsi di modellistica, taglio e cucito. Quindi il modello che è su misura della persona, poi la parte della confezione in modo artigianale e per poter poi realizzare un capo da indossare. È quello che proprio suggerisce lo slogan, crea per indossare quelle che sono le tue idee. Esatto. Tutti esatto. possono contattarti, tutti si possono approcciare a questa professione, anzi passione. Passione che poi negli anni hai proprio trasformato nella lavoro. Tua professione. Esatto. Sì, tutti si possono, è aperto a tutti, quindi nell'arco ecco, di questi anni, che non sono pochi, ci sono stati ragazzi, signori, ti parlo di un geometra, di un ferroviere. Bravissima. Addirittura facci degli esempi. Esatto, quindi geometra, ferroviere, poi vabbè ragazzi giovani, studenti e quindi ovviamente non solo donne Non solo donne, anche uomini ovviamente, come donne, ragazze giovani, libere professioniste, impiegate, signore già in pensione. Quindi è aperto a tutti e si può iniziare in qualsiasi età, in qualsiasi momento. Poi, effettivamente. Ripetiamo che ti trovi ad Arezzo. Ad Arezzo e a Perugia. E quanto tempo quindi impiega ogni persona ovviamente a sé, ma all'incirca? Sì. Allora, dipende anche dal tempo e dalla passione che una persona dedica. Però i nostri corsi ovviamente sono organizzati, si svolgono una volta a settimana, con orari mattina, pomeriggio e sera. Questo perché le persone che si rivolgono a noi hanno vari impegni e quindi possono ovviamente frequentare i nostri corsi. Sono divisi in 4 livelli, quindi si parte dalla base ed è ovviamente aperto anche a chi non ha mai fatto nulla, diciamo a volte c'è lo slogan ovviamente anche se non sai tenere un ago in mano, quindi pian piano si riesce a imparare a tenerlo questa... anzi iniziare a creare a dei creare. Meravigliosi abiti esatto. su misura che poi appunto potete anche indossare esatto. Tra l'altro stiamo parlando di una professione che parla dell'importanza e della bellezza proprio di creare su misura, di una professione che con gli anni stiamo tendendo a un perdere, pochino, invece esatto. tu insegni proprio questo anche esatto. a preservare, oltre che a tramandare quella che è stata per te una forte passione. Esatto, proprio l'artigianalità esatto. della confezione su misura, che si cerca ovviamente di trasmettere e di continuare diciamo a svolgere. Anche se molte aziende che si rivolgono per chiedere ovviamente nominativi delle ragazze che frequentano i corsi, anche nelle aziende serve questa manualità. Si è quindi, ritornato un po'. Grazie ai tuoi corsi garantisci anche sbocchi occupazionali? Anche, esatto, esatto. Perché vedi, questo comunque, è importante, esatto, tutto inizia per caso e poi si ritrova al lavoro. Esatto. Perché sì. no? A volte succede che uno non se l'aspetta ed è successo, che ovviamente da come a me, dalla passione ovviamente poi diventa un lavoro. Però sì, ci sono le aziende perché le nostre grandi firme ovviamente ricercano quei piccoli dettagli che siano eseguiti anche a mano e quindi ecco che c'è, ci sono e le nostre allieve. E quindi ecco allieve. Che c'è la nostra Daniela. Daniela, grazie. A te. Ci torniamo più tardi.
perché adesso torniamo a parlare del massaggio a quattro mani. Ta-da! Claudia e Paola, rieccoci qua. Quindi, prima ha parlato la nostra Claudia, ci ha spiegato quello che è stato il suo percorso. Paola, ovviamente siamo curiosi di sapere anche il tuo. Che dire, io sono sempre stata appassionata a fare i massaggi, è una cosa che a me è sempre piaciuta, toccare il corpo a una persona, massaggiarla, ascoltarla, sentire le sue emozioni che può le trasmettere una persona a livello... il suo corpo credo che sia una cosa, no credo, è una cosa molto bella, molto meravigliosa, perché comunque, come dico sempre, il corpo parla, andare a contatto, massaggiare l'anima è una cosa bella. Ora, peccato che siamo qui con la mia collega, tutte e due dalla stessa parte. Sullo stesso lato. Sullo stesso lato, quindi non si può far vedere il massaggio in un'altra, integrale, maniera. Integrale. Diciamo. Quindi a questo punto, che dire, dovete venire a provarlo, questo massaggio. Dove? Allora, io lavoro all'interno di una palestra a Pistoia dell'H2 Sport. E lì faccio questi tipi di massaggi, non solo questo, ma faccio anche altri tipi di massaggi. Il massaggio a quattro mani è un massaggio che rilassa moltissimo, fa bene alla pelle, come abbiamo detto all'inizio, perché comunque rende la pelle più elastica, più morbida, più luminosa, grazie anche a degli oli che noi usiamo. Certamente, che vi aiutano a renderla davvero speciale e in quel modo. Esatto, esatto. Claudia, invece, te dove ti trovi? E allora, il mio piccolo studio si trova al Bottegone, in provincia di Pistoia. Sono aperta dal lunedì al venerdì. Ok. Il sabato suo appuntamento e niente, venite a trovarci e provare il massaggio a quattro mani e non solo. Ne fa più di 30. Di 30 massaggi. Sì, dal massaggio classico rilassante al massaggio thailandese, riflessologia, bambù, quello che c'è nel mondo dei massaggi. Massaggio bambù, se non sbaglio, è proprio quello per la cellulite? Il massaggio bambù è fatto con delle canne di bambù, si va a combattere la cellulite, come dici te Carlotta. È anche un ottimo decontratturante, per gli sportivi è ottimo. No, perché piano pianino ci stiamo avvicinando alla primavera e poi alla prova costume, quindi partite in tempo, mi raccomando, perché i miracoli non esistono, anzi. No, bisogna volersi più bene, ogni tanto anche farsi veramente coccolare da un bel massaggio. E soprattutto affidarsi sempre a delle vere professioniste come siete voi. Sì. Paola, tra l'altro, ha detto una cosa importantissima. Ascolto il cliente, perché tutto inizia dall'ascolto. Sì. In che modo consigliate i massaggi? Ma in che modo si consiglia? Dipendentemente dalle esigenze del cliente, a come entra anche il cliente e anche da come si muove, quello che cerca, quello che vuole. E di lì parte tutto. Si apre davvero e lì un mondo. Si apre il mondo bellissimo. Ricco di coccolo. Stupendo. Ma infatti non è solo chi viene anche a fare solamente un decontratturante o un anticellulite, da lì gli si apre un mondo, si può fare un olistico, si può fare un Thai, dipende dall'esigenza. Si apre un mondo ricco di bellezza, ma soprattutto di benessere. Benessere, Carlotta. Sì. Grazie mille, ci torniamo più tardi, grazie, perché adesso torniamo a parlare dello zoccolaio. Ta-da!
Paolo, rieccoci qua. Riprendiamo ovviamente da dove ci siamo lasciati. Certo. Come avviene la vendita online? Com'è possibile rendere una calzatura su misura e senza il cliente che sia lì? Questa è una bella domanda, nel senso noi cerchiamo di fare una vendita, è una vendita ibrida, definiamola così, perché non è una vera e propria vendita online, perché cerchiamo appunto di stabilire un contatto diretto con la cliente e proprio andando a realizzare una scarpa, una calzatura su misura, abbiamo bisogno di alcune informazioni che ci vengono date dalla cliente stessa. Per prassi noi abbiamo 5 domande da fare. Quali sono queste 5 domandine? Allora, le domande sono: che numero calza di solito, certo, la cliente, se a volte quello più grande e perché, se il piede è un po' più largo o un pochino più lungo, se c'è presenza di alucevalgo, se la caviglia è sottile e se il collo del piede è alto. Sulla base delle risposte che ci vengono date, noi siamo in grado di costruire lo zoccolo per la cliente. Poi può capitare che ci sbagliamo, certo, nel senso, però difficile. Diciamo che siamo su una percentuale del 3%. Bassissima. Molto bassa. Quindi per esempio il mezzo numero. Il come mezzo vi numero, comportate con i mezzi numeri? Il mezzo numero lo andiamo. Io metto sempre in difficoltà, è così. Allora, il mezzo numero, avendo una calzatura di legno, quindi non elastica, il mezzo numero viene regolato, viene giostrato, diciamo così, con la parte sopra, che è la tomaia. Quindi spesso siamo costretti, tra parentesi, a dare magari il numero sopra, considerando comunque che fra un numero e l'altro ci sono 0,6 mm di differenza, praticamente niente, che poi vengono compensati mettendo una tomaia o leggermente più stretta o leggermente più larga, che permette al piede o di entrare o di essere trattenuto un pochino. Tra l'altro siamo nel mese dell'amore, ci stai facendo innamorare tutte. Perché? Questo lo spero. Ecco, ti contattano tante tantissime donne, ma anche uomini. Oh! Uomini che vogliono fare il regalo alla moglie. E poi invece, oppure sai cosa? Oppure mi chiedono se ci fosse una linea da uomo. Ce l'abbiamo pronta da tantissimo tempo. L'unica cosa che ci frena un pochino, cosa? È che con la donna riusciamo a sbizzarrirci un po' di più, nel senso, scusate, possiamo giocare sui colori, sulle forme, sulle altezze dei tacchi. Sull'uomo andiamo a creare un prodotto un pochino più standard, quindi non è che possiamo dare a un uomo un tacco 8,5 o 12, no, bisogna scendere. Scusa, e quindi partiamo da un tacco magari alto 3,5 e quello è... Non è che si può fare... Magari chissà, rientrerà forse nei progetti futuri. No, posso dirti, Carlotta, che è già un progetto, diciamo, stabilito, è già attuale, ce l'abbiamo pronto, siamo noi che ci stiamo prendendo un pochino di tempo, però è fattibile, è tutto realizzabile da adesso. Senti, hai appena detto che con la donna ovviamente ti sbizzarrisci in quanto a forme, a colori, anche a legni diversi. Che legno usi? Allora, come avevamo detto precedentemente, si usa due tipi di legno. Per le calzature, diciamo, che hanno un po' massicce, quindi un tacco importante e una conformazione abbastanza spessa, usiamo un legno molto leggero e resistente all'acqua, che è l'Aius brasiliano. È anche un legno molto morbido. Quando invece abbiamo necessità di fare delle forme un pochino più sottili, quindi devono essere molto più resistenti, allora andiamo sul tiglio, che è un legno molto più duro. Ma sbaglio, è passato anche uno stivaletto? Sì, una delle lo stivaletto è l'evoluzione della calza. No, quella prima, regia? C'era uno stivaletto. Sì, tutta coperta. Perché ogni comunque forma di zoccolo, quindi che sia un tacco 4,5, che sia un 8,5, che sia un texi che ha la forma del texano, eccolo, possono qua essere, sì, questo è il medi, possono essere sviluppati anche in altezza, quindi andando a creare un vero e proprio stivale, ecco. E dopo daremo tante altre idee. Ok. Grazie mille. Grazie a voi. Perché adesso l'arte del barbiere. Ta-da!
Giorgio Andrea, rieccoci qua. Quindi, oh, ciao. Finalmente vedremo il lavoro finito. Stiamo attendendo questo momento da inizio puntata. Allora, la barba già è, secondo me, anche terminata. Ah, nel frattempo sì. Ti vedevo all'opera. Barba terminata, ok. Sì, abbiamo sgonfiato tutto. Sì. Fatto delle linee per sagomare e arrotondare il viso. Ci rimane soltanto da asciugare il taglio e quindi dargli un po' di volume. Quindi altri 2 minuti, 1 minutino e abbiamo finito. Benissimo. Invece per il ciuffo? Il ciuffo ho applicato un po' di spray volumizzante, che in questo caso serve. Adesso glielo foneremo cotonando leggermente la zona della radice, in modo da dare ancora un po' più di volume. Ok. Quante volte in un mese recarsi dal barbiere? Perché ecco, tutti i giorni. Perché no? Ancora tutti i giorni magari. Dipende dal tipo di taglio. Ok. Ci sono tagli che durano di più e tagli che durano sì, di meno. Sì, quelli là molto molto corti come questo vengono anche una volta a settimana per riprendere la zona bassa della sfumatura. Altrimenti... Una volta a settimana perché ci siete voi, siete certo. Bravi, formati, simpaticissimi. Esatto. E grazie anche ai vostri caffè o birre. E birre, esatto. Comunque tendenzialmente un paio di settimane, 3. Okay. Poi i tagli più lunghi naturalmente, un mesetto anche, però io consiglio sempre di venire ogni 2-3 settimane. Vogliamo parlare anche un pochino più nel dettaglio anche dell'altro team, delle altre componenti del team? Sì, certo. Allora, ripeto, abbiamo lì a Figline, dove c'è Andrea. Dove di preciso? In Piazza Marsilio Ficino, sì. 56. Lì abbiamo per il momento 2 barbieri. Due postazioni attive, anche se in realtà stiamo cercando un terzo e fra poco cercheremo anche un quarto barbiere, anzi fatevi avanti. Fatto bene a dirlo. Fatevi avanti se volete venire a lavorare nel nostro team, stiamo cercando. E quindi lì c'è Andrea e Elian, che è l'altro ragazzo che ha appena finito l'apprendistato, adesso ha iniziato lo stage e sta iniziando adesso l'apprendistato lì da noi. Ok. E mentre invece al salone di Terra Nuova abbiamo altri 4 ragazzi, tra cui una ragazza che si chiama Serena, molto giovani tutti quanti, e c'è Olsi che è il titolare tecnico del locale, poi c'è Gabriele, Serena e Fabio che è l'ultimo arrivato in casa da Terra Nuova, un ragazzo siciliano che sono qualche mese che ha cominciato a lavorare da noi. Ovviamente non manca niente da voi anche in quanto a prodotti. No, abbiamo tutti i tipi di prodotti che riguardano dallo styling, dal finish, a arrivare al curativo, anche se curativo è più termine medico, però per chi ha forfora, chi ha capelli con cute grassa, certo, insomma diciamo... persona certo, magari tutte le varie problematiche. Le problematiche relative al capello, abbiamo tutte le tipologie di prodotti e anche per la barba, abbiamo quindi balsami da barba e certo. Shampoo da barba, perché comunque sia si tende a utilizzare adesso dei shampoo appositi per la barba piuttosto che lo stesso shampoo per capelli, non è più utilizzata come tecnica. Quindi pronti davvero a soddisfare qualsiasi cliente, qualsiasi esigenza. A Figline abbiamo anche abiti, vendiamo anche vestiti, diciamo ecco. Aspetta, questa ci manca. Sì. Abbiamo fatto una piccola linea. Ma di abiti per uomini? Sì, vestiti da uomo, in cui abbiamo fatto una parte vestiti normali e una parte invece in cui abbiamo fatto davvero, il nostro logo. Davvero, questa si crea proprio un'esperienza entri vivere, e riesci rivestito, pettinato, tutto un po' un servizio a 360 gradi. Ma questo è bellissimo. Sì. E per i vestiti chi c'è invece che magari dà una mano? Questo ti sta bene? Questo? No, ci pensiamo sempre noi. Ah. Ci si pensa sempre noi. Sì, no, non c'ho, per ora ancora non è così forte da mettere anche un'altra ora, persona. Perché siete... Poi più là si vedrà. Insomma. Perché siete un salone per uomini, io se no, guarda, mi avete talmente incuriosita. Sì, ma tante donne passano e vedono il locale così bello e entrano e dicono, ma possiamo donna, fare anche entra, noi? Si no. Prende il caffè ed esce. Ecco, quello volendo caffè gratis. Domani. Certo, una fila. Una fila di donne a prendere il caffè. Sì, ovviamente sì. Avete anche i vostri contatti Instagram, social. Sì, certo, è kraken_barber_shop e il sito internet che è www.krakenbarbershop.it. E per qualsiasi domanda, tada, @rtv38.com, tada senza accento. Ecco, ma perché vi chiamate Kraken? Perché inizialmente ho fatto una lista di 100 nomi accattivanti, diciamo che...
non siamo più negli anni 70, quindi il barbiere da Giorgio non suona più bene. Siamo in un mondo adesso dove il nome fa tanto, sì, come l'ambiente stesso. Sì. Quindi ho fatto una lista di nomi accattivanti e alla fine 100. Andando a non ti sei un po'... 100 nomi? Eh sì. Hai rischiato davvero di confondere, insomma, prendevo un po' di idee tra appunto i barbershop più famosi e poi alla fine sono arrivato al mio. Poi l'hai scelto te, ti hanno aiutato? No, scelto da me. L'ho scelto da solo, ovviamente. E ha funzionato. Poi in Toscana è anche divertente perché non tutti sanno dire Kraken, molti dicono il Kraken. E quindi è anche molto bello da come situazione. Abbiamo capito chi siete, noi vi ringraziamo tantissimo, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto grazie per essere stati da noi, grazie per essere stati a Tada. Grazie a voi dell'ospitalità. Vi riaspettiamo prestissimo, eh. Ci saremo. Grazie mille. Adesso Loredana, siamo pronte? Sì. Grazie a Firenze. Ripetiamo quello che è stato il nostro percorso di oggi, dalla giacca al cappotto e adesso concludiamo con il piumino. Un altro capospalla fondamentale del guardaroba, quindi passiamo dal taglio sartoriale, dall'impuntura sartoriale del cappotto all'impuntura, alla trapuntatura del piumino. Quindi anche qui un vastissimo assortimento sia per quanto riguarda le modellistiche che per quanto riguarda i colori. E mi piacerebbe anche sfatare un pregiudizio che ci può essere intorno al piumino, che è quello magari di ingoffare un po' la silhouette, un po' la fisicità. In realtà stiamo molto attenti a questo aspetto nella scelta di ogni capo, quindi scegliamo sicuramente delle forme più basiche, più accostate al corpo e con degli effetti, delle impunture, delle trapuntature, dei disegni anche, che non sono sempre le classiche orizzontali che possono appunto creare a volte un pochino più di volume, ma anche delle impunture a onde, quindi molto morbide sul corpo, oppure delle impunture anche che creano dei disegni a V, e questo serve per slanciare la silhouette, anche se il capo invece ha un volume un pochino più importante. Ovviamente scegliamo anche delle modellistiche un pochino che strizzano l'occhio un po' alle tendenze, quindi dei volumi leggermente più over, questo lo facciamo sia nei cappotti che nelle giacche, perché oltre al basico, per soddisfare l'esigenza della cliente più classica se vogliamo, ovviamente abbiamo anche una proposta un pochino più contemporanea, però sempre con quell'attenzione alla misura, quindi non un over forzato, non un over che comunque non valorizza la silhouette. In qualche modo, grazie all'utilizzo della cintura, tutto si ribilancia e anche il capo più contemporaneo diventa portabile dalla nostra clientela, insomma. È vero che ovviamente va tantissimo anche il gilet, tra l'altro vediamo tante, no? Donne anche con il gilet. Sì, nella collezione autunno-inverno sicuramente, quindi quella che adesso è in saldo, si trovano i gilet che fanno da capospalla, quindi in piumino o in ecomontone, quindi una situazione diciamo da copertura che serve anche per le giacche, quindi sì, ci riallacciamo a quello che dicevamo prima, nella mezza stagione ad esempio il cappotto e il piumino sono di troppo, abbiamo bisogno di stratificarci, ecco che il gilet per esempio sottile, imbottito, lo mettiamo sotto il cappotto dalla shape un pochino più over e ci stratifichiamo uscendo di casa presto la mattina per poi ritrovarci nella nostra pausa pranzo, nella nostra quotidianità lavorativa, in pausa pranzo con il gilet o il gilet sulla giacca, quindi tanti modi di indossare questi capi. Un connubio perfetto giacca sì, gilet. E di incastrarli nel nostro guardaroba rendendolo sempre più funzionale. Esatto, infatti uno non esclude l'altro, assolutamente il cappotto non esclude il piumino e assolutamente viceversa no. E da Grazia Firenze è impossibile sbagliare.
lo stiamo capendo per l'ennesima volta. Sì, ormai è un pezzetto che ci raccontiamo. Beh, insomma, sì. Raccontiamo la nostra filosofia, che è quella di venire incontro alle varie esigenze di una donna appunto dinamica, di una donna che ha voglia di cambiare, di una donna che si muove tutto il giorno e vuole sempre essere a posto, insomma, dalla mattina alla sera. Te l'ho detto che sei elegantissima? Sì. Certo che sì. Sì, me l'hai già detto. Questa è un'anticipazione. Esatto, esatto. Vedi? Lo sapevo. Esatto, quindi intanto ringrazio le ragazze del nostro negozio di Via Gioberti, Barbara e Sandra, e saluto anche Francesca che fa parte dello staff del negozio. Salutiamo perché tutte. Mi hanno consigliato questo bellissimo outfit che parla già di collezione primavera-estate. Quindi parla proprio da sé. Parla da sé perché è meraviglioso, quindi questo gusto Chanel che ci accompagna sempre, il gilet come vedi che diventa una piccola giacca senza maniche e un capo fiore, molto rosa. Importante, la rosa che fa parte di già questa... Già siamo in primavera, esatto, con i fiori. Esatto, ma guarda, ti do un'anticipazione dell'anticipazione, quindi questo outfit ci spoilerà un po' quello che sarà l'argomento della prossima puntata, no? Quando ci rivedremo parleremo ovviamente di nuova collezione, parleremo di un'occasione d'uso che per noi è molto importante perché è il periodo lauree, quindi appello a tutte le laureande intanto che possono indossare questo outfit per la loro laurea, ma che la collezione primavera, estate, primaverile, insomma, è già disponibile nei nostri negozi con i meravigliosi completi colorati che vanno tantissimo per le lauree. Quindi le più fortunate possono trovare ancora le misure in taglie in saldo. Per le meno fortunate c'è comunque sia comunque altro. Sia per... Diciamo che le meno fortunate non ci sono, sono brava, esatto, esattamente così. Quindi c'è tutto per tutte, tutto, insomma. Davvero tutto. E il gilet appunto diventa un capo molto importante perché può sostituire anche una giacca. Ci sono anche gli accessori, non manca davvero niente? Assolutamente, tutta made in Grazia, scarpe comprese, neutre, come tu hai imparato, perché le mettiamo dappertutto. Ne so qualcosa. Abbiamo detto dove vi trovate, Firenze, Empoli, Prato. Esatto, i nostri sito, social, mail. graziafirenze.it è il nostro sito blog, le nostre pagine social si chiamano ugualmente Grazia Firenze, e i nostri numeri di telefono che trovate sul nostro sito sono anche WhatsApp, per cui possono contattarci le nostre clienti per qualsiasi esigenza e richiesta di appuntamento. Loredana, grazie. Grazie a voi. Per essere stata con noi e non vedo già l'ora di riaverti qua con me. Bene. A presto. A presto, grazie. E adesso i consigli di Lucrezia. Allora, dottore, oltre all'utilizzo delle protesi, che abbiamo detto che è molto raro, oltre all'utilizzo appunto del lipofilling e della liposcultura, cosa possiamo fare per avere un gluteo perfetto? Ci sono una serie di persone che non vogliono andare in sala operatoria. Ok. Vuoi per il timore, vuoi perché non hanno tempo, vuoi perché questioni personali chiedono un trattamento ambulatoriale. Esiste un trattamento ambulatoriale che quindi si parla di medicina estetica, quindi non si usa il bisturi, si usa una piccola cannula invece e lo facciamo con un po' di anestesia locale, quindi in studio serenamente, e andiamo a fare quello che facevamo con l'ipofilling nell'intervento, cioè andare a creare una volumetria, cioè una proiezione del gluteo laddove c'è un gluteo un po' più piatto, un po' più svuotato, con una forma che non ci piace, quindi andiamo a utilizzare l'acido ialuronico, okay. Proprio quell'acido ialuronico che utilizziamo anche per la bocca, per le rughe, per gli zigomi, chiaramente ci vorrà una quantità molto maggiore. Esistono delle siringhe molto più grandi, chiaramente, di acido ialuronico, noi prepariamo e andiamo a creare questo gluteo con l'acido ialuronico con un bellissimo effetto. Chiaramente è un materiale che andrà a riassorbirsi nell'arco di, diciamo, massimo un anno. Quindi in un anno, ogni anno va ripetuto questo? Al limite lo ripetiamo, però non, diciamo che ha il buono e il cattivo, tra virgolette, della medicina estetica, cioè certo. Che è un qualcosa a tempo e quindi andrà rifatto.
ovviamente ci sono i pro e i contro, ma come soprattutto in quale glutei si può utilizzare questa tecnica? Chiaramente cosa non può fare? Non può togliere, non si può togliere. È una qualcosa che serve per creare volume, creare forma, creare armonia, creare proiezione. Non si può utilizzare in quei casi in cui uno vuole un gluteo più piccolo, perché lì chiaramente bisogna andare a togliere del grasso. Quindi ecco, va a creare volume. Esatto, e anche qua immagino che ci sia tutta una preparazione, un disegno preparatorio. Fare, quando siamo in piedi facciamo il disegno, perché poi ci sdraiamo e rischiamo se no di non ricordarci la forma che dobbiamo ottenere. Quindi questo progetto preparatorio che si fa appunto con un pennarello, facciamo proprio un disegno apposta, ci permette di creare quell'armonia che cercavamo. Ecco, ci sono dei consigli di mantenimento per quanto riguarda il trattamento con l'acido ianuronico? Ma esistono oggigiorno per esempio degli integratori adatti che aiutano per il mantenimento, però fondamentalmente dipende molto dalla tendenza personale a riassorbire il prodotto, che lascio, okay. Questo come succede per il filo della bocca, filo degli zigomi, per dicendo. Chiaramente ci sono anche tanti altri trattamenti che possiamo fare dal punto di vista ambulatoriale per i glutei e anche per le zone circostanti, come per esempio la carbossoterapia, la microvibrazione assistita. Quindi però in questi casi non andiamo a agire sul volume, ma sulla qualità del tessuto, la tonificazione del tessuto e l'effetto Buchini, la famosa cellulite, se vogliamo chiamarla così, poi un giorno ne parleremo in maniera specifica. Certo. Cellulite. Quindi ovviamente queste quindi tecniche vanno un po'. Si può anche creare un effetto sinergico di più cose al fine di non andare in sala operatoria, perché noi non ci vogliamo andare, noi magari ottimizziamo tutto quello che possiamo fare attraverso l'utilizzo di varie tecniche in studio. E per quanto riguarda invece la sala operatoria, quindi un vero e proprio intervento, si può ripetere negli anni? La liposuzione o liposcultura si possono ripetere quante volte si vuole. Okay. Non c'è un effetto, diciamo, sommatorio di problematiche dal punto di vista chirurgico. Sicuramente quando però si fa una liposcultura il risultato tende ad essere duraturo ed essere praticamente eterno se uno non ha un grandissimo, diciamo, aumento ponderale incredibile di 50 kg. Quindi in quel caso risultati che restano. Quindi in quel caso ovviamente consiglieremo un'attività fisica per mantenere. Sì, ma sicuramente quello sempre, un'attività fisica e una, diciamo, non voglio dire dieta, perché dieta è una parola brutta, chiamiamola un'alimentazione corretta. Ma in quelle zone dove andiamo a togliere il grasso, poi si creano delle situazioni di fibrosi interne e di, diciamo, avere asportato i contenitori del grasso, tali che in quella zona il grasso non ci si accumula più. Benissimo, ma so che lei è molto attivo sui social, quindi le chiedo su Instagram, come si chiama lei? Malatesta chirurgo plastico. La vado subito dal Ma con ciò noi abbiamo concluso, quindi passiamo la linea a Carlotta. Daniela, rieccoci qua. Quindi ripetiamo perché le persone decidono di frequentare l'Accademia Zig Zag. Allora, decidono. È simpaticissimo questo nome, Zig Zag. Decidono di frequentare i miei corsi, la maggior parte per una passione, per potersi. Per poter realizzare dei capi da poterli indossare. Quindi imparare un po' la tecnica. A volte iniziano anche per saper fare semplicemente un orlo e poi si ritrovano che invece il nostro metodo è così semplice che gli permette ovviamente di realizzare i propri dei capi da poterli indossare. Tipo, entriamoci nel dettaglio, cosa riescono a realizzare? A realizzare, quindi partendo ovviamente dall'ABC, quindi all'inizio una semplice gonna, camicetta, corpino, quindi è un lavoro graduale, un esercizio graduale, e giacche semplici, questo viene fatto nel primo corso. Nel secondo perfezionano la tecnica sia di modello che di confezione, andando ovviamente più nei dettagli di rifiniture, aggiungendo le tasche, aggiungendo dei tagli particolari. E poi successivamente nel terzo e nel quarto, sempre in modo un po' graduale, realizzano i capi un pochino più elaborati. Ho avuto ragazze che addirittura, anzi una signora che addirittura ha realizzato l'abito da sposa
per la figlia. Addirittura. Esatto, e poi anche il vestito per la cerimonia per se stessa, che succede a diverse signore. Una signora se l'è realizzato proprio per sé il vestito da sposa, che forse non, cioè noi abbiamo l'usanza che non si dovrebbe fare, però ovviamente è riuscita ed è, anche il suo matrimonio è riuscito ed è molto contenta. Beh, nonostante sì, ovviamente abbia realizzato. È una bellissima idea questa. Esatto, esatto. Seguono un corso e poi cosa succede a fine corso? Allora, a fine corso dei vari corsi, ovviamente c'è chi prosegue, certo, nei vari corsi, non è obbligatorio seguirli tutti. Però andando avanti, a fine corso si cerca qualche volta di realizzare una piccola sfilata, e una sfilata molto grande, che si trovano le immagini sul nostro canale di YouTube, è successa nel 2019. Dove si possono vedere ovviamente tutto ciò che le ragazze e le signore hanno realizzato, dal primo livello ovviamente al quarto. Anche per il canale YouTube basta digitare Accademia Zigzag. Detto questo, Daniela, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te. Grazie. Ti aspettiamo prestissimo. Grazie. Adesso torniamo a parlare del massaggio a quattro mani. Claudia e Paola, rieccoci qua. Quindi ripetiamo ai telespettatori che si stanno sintonizzando adesso perché avete deciso di portarci un massaggio a quattro mani, quelli che sono i benefici, a che punto siete arrivati e come andiamo avanti. Allora, siamo arrivate al dietro, ovviamente. Il dietro è molto più avvolgente perché abbiamo schiena e gambe, la schiena è molto più libera perché davanti, avendo una donna, col seno è molto molto più complicato. Sì. E niente, gli effetti, si torna lì Carlotta per dare il benessere, per dare una coccola migliore avendo quattro mani invece che due. Perché è sicuramente un massaggio più energico, molto più lento, molto più dolce, molto più avvolgente. Siamo vicino a San Valentino, perché non regalare alla nostra compagna, un compagno, un'amica, un massaggio a quattro mani, ma non solo, anche un massaggio di coppia, perché no? Bellissima una idea. Doppia coccola insieme in cabina. E poi siamo nel mese proprio dell'amore, amore nel mese dell'amore per il proprio partner, ma amore in generale, amore per se stessi. Amore quindi, per se stessi. Perché non regalarsi anche per sé un massaggio così? A poi quattro mani, un'ora perché di coccole. No? Ecco, prima ci stavi dicendo che hai partecipato a campionati internazionali. Ho partecipato campionati mondiali a Copenaghen. Okay. E lo fanno una volta l'anno e ora ci sono i campionati anche per i massaggi. Davvero, me lo dicono in tanti, sì, esistono, purtroppo nessuno lo sa. Sicuramente in pochi, ecco. In pochi, sì. E lì ci si trova con 200-220 terapisti da tutto il mondo. Ci si confronta, ci si diverte, perché sì, è una gara, però in primis cresci a livello personale. Certamente. Sono arrivata con dei buoni risultati, sono tanto contenta. E ora infatti vado a marzo a rappresentare l'Italia al campionati internazionali di Zurigo in Svizzera. Sono l'unica italiana, si starà a vedere. Bocca che combino. Bocca al lupo innanzitutto da parte anche di tutti noi e poi ci devi far sapere come va. Quando torno saprete cioè, il quando risultato. Quando torni anche a Tadà? Certo, sì, a marzo sono qui con voi. Oh, che bella notizia questa. Sì. E poi dicevo, il massaggio che sia a quattro mani, di coppia o solo con un operatore, oggi la mia collega presenta anche a livello vibrazionale. Dov'è? Thank you.
questo è un tocco in più per la coccola, perché le vibrazioni, ecco, a livello energetico sono fantastiche. Quindi il beneficio sta nelle vibrazioni. Le vibrazioni. Sì. È una campana tibetana? Sì, la campana tibetana. E le frequenze della campana tibetana, esatto, servono proprio... Che suonandola, passandola sopra alla persona, si sente proprio, cioè la campana dà proprio le vibrazioni della persona. Se io avvicino la campana all'altezza del cuore mentre suona, la campana prende il, come si dice, la vibrazione, okay, il ritmo del cuore. Sì. Faccio anche tanti diversi trattamenti anche con le campane tibetane, okay, e nel massaggio io finale un tocco ce lo metto sempre, perché è molto gradevole. Tocco di campana. Un tocco. Però l'abbiamo capito, presentate almeno 30 massaggi, no? Quindi il cliente può scegliere ovviamente con voi, perché certo, il cliente deve, certo, affidarsi. Si può scegliere, poi c'è anche dei clienti che si affidano a noi per il massaggio che comunque riceve. Si asserverà ovviamente, esatto, a soddisfarla e andare a, comunque, ad aiutarla molto proprio a livello contente, psicofisico. Sì. Praticamente il massaggio la si cuce addosso alla cliente. Sì. Che bello, parliamo, no? Ancora una volta anche in questo lunedì di Su Misura, e ovviamente anche con il massaggio è bello il massaggio farlo, è sempre costruito, sì, ovviamente su... Sì. Sul cliente uomo o sulla cliente donna. Certo. Prima di lasciarvi, ovviamente, non possiamo non salutare la meravigliosa Asia, che è la bellissima bambina di Claudia, soli 10 anni, è davvero meravigliosa. Asia, te l'avevo promesso e la stiamo salutando. Quindi, grazie per essere state con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio tutti. Claudia, ci rivediamo. Sicuramente ci vediamo presto. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. E adesso chiudiamo in bellezza con lo zoccolaio. Paolo, rieccoci qua, ci hai aperto un mondo, ci stai portando alla scoperta di questa meravigliosa calzatura, un po' particolare, sì, però sempre più richiesta. Perché scegliere, no, un paio di zoccoli? E soprattutto, perché sceglierti? Allora, perché diamo la possibilità di avere un prodotto personalizzato dalla A alla Z, quindi... dalla scelta della base di legno, certo, per arrivare poi anche alla finitura delle borchie, piuttosto che dell'accessorio, che possono essere abbinati magari alla fibbia della borsa, certo, e più che altro perché andiamo a risolvere e diamo la possibilità a tantissime persone che magari sono sempre state un po' scettiche nell'indossare uno zoccolo, perché magari è ritenuta una calzatura un po', diciamo, scomoda. Diamo la possibilità proprio di renderli confortevoli e quindi di andare a creare una calzatura fatta ad hoc per il piede della cliente. Ma quanto lavoro c'è dietro? Quanto prima la cliente deve contattarti per poi avere... Allora, dal momento che noi definiamo il modello che viene scelto, che poi è quello che necessita più tempo. O recandosi di persona? No, la vendita la facciamo online. Online, perché appunto... Grazie a quelle 5 domande. Esatto. E poi, come volevo dire prima, se qualsiasi cosa, una volta che la cliente riceve lo zoccolo, vediamo che la calzata non è perfetta, noi mandiamo il corriere, cioè chiediamo delle foto per capire che cos'è che, diciamo, è andato storto, tra parentesi. Facciamo la nuova calzatura, la spediamo alla cliente e quando il corriere va a consegnare il nuovo viene ritirato il vecchio. Quindi credo che a livello di servizio sia un
un ottimo servizio. Beh, direi proprio di sì, per creare davvero la calzatura su misura. Tra l'altro parliamo anche di diverse altezze. Qual è l'altezza massima che puoi raggiungere? Allora partiamo da ci sono donne che sono proprio amanti, no? del tacco. Sì. In effetti abbiamo tenuto nascosto per tanti anni, per 4 anni, un tacco 12. E poi, ta-da! Da quando abbiamo costruito lo zoccolo sul tacco 12, devo dire che adesso viene richiesto solo quello. Ah sì, eh? Sì. Poi lo ripetiamo, sono comodissimi. Non parliamo di calzature pesanti, ma anzi sono assolutamente leggeri, no. Perché sono davvero studiate sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i dettagli. Ci sono diverse tipologie, diversi colori. L'importante è sbizzarrirsi. Esatto. Andiamo, diciamo, la fantasia la lasciamo alla nostra cliente. È libera di fare lo zoccolo come meglio preferisce. Noi siamo soltanto degli operai che realizziamo l'idea della cliente. Eh beh, certo. E ovviamente ripetiamo che si parla di zoccolo non stagionale, cioè in senso c'è lo zoccolo sia per l'estate, per il periodo comunque sia estivo, ma anche per quello invernale. Sì, e paradossalmente noi vendiamo più zoccoli invernali che estivi, perché siamo riusciti, e questo ce ne prendiamo il merito, di riuscire a trasformare una calzatura prettamente estiva in una calzatura invernale. Complimenti per tutto, Paolo, sì? Grazie. No, volevo dire anche perché non dimentichiamoci che il legno è molto più isolante rispetto alla gomma. Quindi certo, Noi vendiamo più zoccoli in zone di montagna piuttosto che al mare. Contatto social, Instagram mail. Lo zoccolaio, trovate lì il riferimento di WhatsApp. Il sito non l'abbiamo perché naturalmente tendiamo a fare quest'altro tipo di vendita, e quindi WhatsApp, mail e Instagram. Grazie per essere stata con noi. È stato un piacere. Per essere stato con noi. Grazie al nostro Paolo e grazie a tutti gli ospiti per aver reso questa puntata bellissima. E adesso, Marco, la mia spremuta. La spremuta è pronta, prontissima. Scusa, la puoi mostrare? Eccola. Perché qua, è nascosta. Giuro, l'avevo fatta. Eccola, era dice la verità. Per fare la sorpresa, ma c'è. Spremuta pronta, Marco pronta, Carlotta pronta. E voi pronti con noi dalle 19 in cucina. La parte quasi più bella, quasi.